Condanna in primo grado per il tabaccaio di Civè che sparò e ucciso un ladro entrato nel suo negozio, dovrà risarcire la madre e la sorella del malvivente. Raggirano due anziani facendosi consegnare 5.000 euro per il funerale del figlio, truffatori arrestati ma subito scarcerati dal giudice. Continuano le indagini sui conti correnti e sulle telecamere che immortalano Isabella, diretta in Piazza dei Signori, la presunta stalker intanto si difende, non sono stata io. Nel bilancio 2013 dell'ente Alta Vita Ira c'è un buco di 7 milioni di euro, lo dichiarano i consiglieri Grillini, ma il sindaco Bitonci dice lo denunciai io. Dopo le accuse dei 5 Stelle facciamo chiarezza sui numeri degli stipendi ai consiglieri regionali veneti che risultano comunque non tra i più alti in Italia. Troppe rate delle mense non pagate, i bimbi rischiano di rimanere senza cibo, il PD attacca l'assessore Sodero, lei replica la delibera di Zanonato. Pensava ad una bella sorpresa per dichiarare tutto il suo amore alla fidanzata, ma per un ventenne padovano la scritta su un ponte è costata una multa salata. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova, l'avete sentito anche dai nostri titoli, purtroppo è stato condannato in primo grado il tabaccaio che sparò e uccise un ladro accaduto a Civè di Correzzola nell'aprile del 2012. Sono sconvolto, non so che dire, ma vado avanti, affronterò anche questo ostacolo, sono dispiaciuto per la mia famiglia. Queste le parole a caldo di Franco Birolo, tabaccaio di 47 anni che il 26 aprile del 2012 sparò e uccise Igor Ursu, giovane moldavo che con un complice aveva scassinato la porta della sua tabaccheria in centro a Civè di Correzzola. Il giudice lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi e a un risarcimento record per la famiglia dello straniero ammazzato, 325.000 euro a mamma e sorella. Contestualmente è stato disposto anche tutto il sequestro dei beni che potranno confluire nel risarcimento. Quando Birolo sorprese Ursu alle 3 del mattino di quel 26 aprile, lo straniero stava caricando la macchina di sigarette rubate. Il negozio era buio, Birolo credeva che i ladri fossero armati. Ursu stava per gettargli contro il registratore di cassa e lui, per proteggere la sua famiglia che si trovava al piano di sopra, ha fatto fuoco con la sua pistola. Il proiettile trapassò il fianco dello straniero che tentò la fuga accasciandosi a pochi metri dal negozio in centro al paese. A distanza di quasi 4 anni e dopo la richiesta di assoluzione fatta dal magistrato perché riteneva il PM quella di Birolo era stata legittima difesa visto che non poteva sapere se i due fossero armati, è arrivata ora la condanna. Ora l'uomo ricorrerà in appello. Ed è il caso del tabaccaio condannato per aver difeso la sua famiglia a quello opposto invece di due truffatori che oggi hanno derubato di quasi 5.000 euro due anziani e sono stati subito rimessi in libertà dal giudice. L'unica colpa che hanno avuto due anziani signori di Montegrotto è stata forse quella di avere un gran cuore e di essere persone sensibili. Loro hanno aiutato una truffatrice che aveva finto di essere troppo povera per sostenere le spese del figlio morto e le hanno dato in tutto 4.800 euro, salvo poi scoprire che in realtà la donna e il suo complice avevano l'unico obiettivo di truffarli. Così li hanno fatti arrestare dai carabinieri, ma, colpo di scena, all'udienza di convalida il magistrato non ha attribuito loro l'aggravante dovuta all'età delle vittime, contestando quindi una truffa semplice e così i due malfattori, un uomo di Monselice di 69 anni e la complice croata di 57 anni, sono tornati liberi uscendo dall'aula davanti agli occhi esterrefatti dei due anziani. Uno smacco per i due perché avevano raccolto tutta la loro determinazione per andare in fondo a questa storia. Un fatto simile è avvenuto anche a Padova città, dove una donna di 90 anni è stata vittima di una signora che si è finta una agente per la sicurezza che doveva vendere un dispositivo antifurto e invece le ha soffiato sotto il naso 2.300 euro. In questo caso la ladra è riuscita a fuggire prima che arrivasse la polizia. E vi ricordiamo allora quali sono i consigli per evitare le truffe. Noi riceviamo, non quotidianamente ma con buona frequenza, richieste di interventi proprio perché ci sono delle persone che nonostante abbiano il tesserino, quindi dell'Enel piuttosto che di alcune società di telefonia, vanno in giro per appartamenti a chiedere di sottoscrivere nuovi contratti o altre cose ancora.
è una prassi corretta. Le persone non possono chiedere soldi in contanti, ma anche se si avesse il dubbio dell'identità di chi ci sta di fronte, perché magari poi viene chiesto possiamo entrare in casa per firmare, per sottoscrivere il contratto o qualcos'altro, uno squillo non fa mai male. Indubbiamente nel momento in cui si abbiano dei sospetti o anche nel momento in cui la persona non è entrata in casa ma si è stati avvicinati da una persona estranea, fare immediatamente il 113 o il 112 e avvisare le autorità competenti di ciò che è successo. Continua a rimanere un mistero la scomparsa di Isabella Noventa, la 55enne di Albignasego, inghiottita dal buio nella notte del 15 gennaio scorso, quando è scesa dalla macchina di Freddy Sorgato, suo fidanzato, e ha fatto perdere le proprie tracce. La polizia sta continuando a visionare le immagini di videosorveglianza di tutta la città. La famiglia è stata convocata ancora una volta per dare dettagli sull'abbigliamento, ma i Noventa continuano a dire quella ripresa non è lei. Intanto si fa viva anche la donna che sarebbe stata accusata da Isabella di averla perseguitata 2 anni fa e dice: non sono stata io, con questa storia non c'entro nulla. E c'è un altro caso di persone scomparse in città, si tratta di 2 quattordicenni studentesse che abitano in una casa famiglia, che avrebbero finto di entrare a scuola martedì mattina e invece si sarebbero allontanate. Sul caso stanno indagando i carabinieri, sembra che avessero litigato con i responsabili dell'istituto dove abitavano. I giudici per il minore non ha ritenuto però opportuno, almeno per ora, diramare la foto delle 2 ragazzine, questo a tutela della loro privacy. Se sarà necessario, la foto verrà consegnata ai media nelle prossime ore. Dopo le accuse del grillino Jacopo Berti, cerchiamo di fare chiarezza sui veri numeri degli stipendi dei consiglieri regionali. Quello che è successo è sparare una cifra che nulla ha a che fare e a che vedere con il normale emolumento dei consiglieri regionali, facendo intendere che fosse la normalità. Quindi i chiarimenti arrivati servono perché chi utilizza i numeri buttati a vanvera e, ripeto, senza spiegare cosa è successo nella sua busta paga del mese di dicembre, permettetemi, ha creato confusione, perché io ho avuto lunedì mattina tantissimi consiglieri che mi hanno chiamato a dirmi: ma come mai Berti prende tutti quei soldi? Perché lui era in una situazione particolare e ha avuto un conguaglio arrivato a fine dicembre. Basta balletti sul reale ammontare delle indennità dei consiglieri regionali. Il presidente dell'Assemblea, Roberto Ciambetti, dagli studi di Focus invita tutti a farsi un giro su internet per controllare le buste paga alla sezione trasparenza del sito istituzionale. La tabella riporta i compensi netti ricevuti mese per mese da ogni singolo consigliere, comprensivi di indennità e rimborsi fino a novembre 2015. I numeri danno ragione a Ciambetti. Con qualche variazione dovuta alle indennità di funzione, ogni mese un consigliere regionale intasca da un minimo di 7.000 a un massimo di 8.500 euro. Ben lontani dagli 11.500 denunciati dal capogruppo grillino Jacopo Berti, comunque troppi secondo i 5 Stelle, che rilanciano la loro proposta di un taglio radicale. Cosa stiamo parlando? Che 11.500 sono troppi, 8.500 invece vanno bene? Cioè, non è la differenza tra 1.000 e 2.000 euro, qua stiamo parlando di una cifra giusta e secondo noi non lo è. Al momento ben 5 progetti di legge per la riduzione delle indennità ai consiglieri giacciono nei cassetti della Commissione Affari Istituzionali. Uno di iniziativa popolare, 2 dei 5 Stelle e 2 firmati dal governatore Luca Zaia e presentati all'indomani dell'insediamento. Nessuno di questi è mai stato discusso in aula. Torniamo a Padova perché nell'ultimo bilancio c'è un buco di 7 milioni di euro e così il Movimento 5 Stelle denuncia il fallimento della casa di riposo Altavilla Ira. L'ente Alta Vita Ira, che gestisce 4 case di riposo IPAB tra Padova e Selvazzano, è tecnicamente fallito. Questo secondo l'ultimo bilancio disponibile, quello del 2013, chiuso con quasi 7 milioni di buco. È un ente che ha quasi 7 milioni di euro di buco nel bilancio, un buco che è certificato dalle ispezioni fatte dalla Regione Veneto e quindi sono stati dati dei bilanci completamente falsi. Questo è un reato e infatti il fascicolo è già stato trasmesso alla Procura della Corte dei Conti. A stabilirlo, dicono i grillini, c'è una relazione fatta a febbraio 2015 dagli ispettori della Regione e portata a dicembre dalla Corte dei Conti di Venezia. Il Movimento 5 Stelle pertanto chiede l'immediato azzeramento del Consiglio di Amministrazione e il commissariamento dell'ente gestito oggi dal medico Stefano Bellone e prima ancora da Tino Bedin, ex senatore della Margherita, nominati dall'ex sindaco Flavio Zanonato.
I bilanci, spiega Berti, sarebbero stati falsificati facendo comparire alcune vendite che però non erano mai state effettuate. Loro hanno speso soldi che dicevano di aver ricavato da vendite di immobili, ma in verità questi immobili non li avevano mai venduti. Però dicevano di averli venduti e questi soldi li scrivevano nel bilancio. Ma la cosa incredibile è che li spendevano. Nel frattempo l'ente ha esternalizzato i servizi di cucina e lavanderia. La vicenda Alta Vita Ira era già venuta alla luce circa un anno fa, quando il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, aveva denunciato la situazione chiedendo l'intervento degli ispettori della regione. È una domanda che dovremmo fare al sindaco. Come mai queste ispezioni, che dimostrano chiaramente che l'ente è stata gestita in maniera fraudolenta, non hanno venuto fuori alla luce? Siamo dovuti arrivare noi. Allora sentiamo la replica del sindaco Bitonci. Le dichiarazioni del movimento dei grillini sono completamente false, perché, e questo lo dice la documentazione, non le stupidaggini che hanno dichiarato oggi. La documentazione dice che il sindaco di Padova è da un anno e mezzo che ha chiesto più volte alla regione, quindi al governatore, di commissariare e di procedere con un'ispezione. Il governatore ha fatto l'ispezione e le risultanze in mano ai grillini sono quelle, in base sempre per iscritto e citando il fatto che il sindaco del comune di Padova chiede un'ispezione all'IRA. Quindi questa è la verità, tutto il resto sono falsità. Il sindaco di Selvazzano, Enoch Soranzo, oggi invece ha fatto un sopralluogo nel cantiere dove si stanno realizzando nuove idrovore per mettere in sicurezza da alluvioni e allagamenti il territorio comunale. I lavori per le idrovore Brentella erano necessari dopo gli ultimi allagamenti avvenuti 2 anni fa. In meno di 18 mesi abbiamo pensato, progettato, finanziato e cantierato l'intera opera, ha scritto il sindaco Soranzo mostrando le foto del sopralluogo e ringraziando gli operai che lavorano nel cantiere. Aumentano i casi di famiglie che non pagano le mense scolastiche, così il PD padovano attacca l'amministrazione per una circolare inviata da una preside, ma l'assessore Sodero annuncia una nuova modalità di pagamento. Troppi casi di morosità della mensa scolastica. Se la situazione non migliorerà, l'amministrazione potrebbe provvedere alla sospensione del servizio per i morosi. Questo è quanto è stato scritto con una circolare inviata dal dirigente scolastico della scuola primaria Volta. Esplode il caso mense a Padova. Sono oltre 6.500 i casi di famiglie che non sono in regola con i pagamenti delle quote per il servizio mensa, provocando così un buco di circa 2 milioni e mezzo di euro nelle casse del comune. Il PD va alla attacco dell'amministrazione. La novità che ci ha veramente stupiti, di cui abbiamo appreso notizia ieri, abbiamo anche potuto visionare, è una circolare che un istituto comprensivo con una dirigente scolastica si è sentita in dovere, in forza di questa delibera di giunta, di inviare a tutti i genitori. La sospensione del servizio mensa è prevista dal regolamento degli asili dal 2009 con la giunta Zanonato, replica l'assessore Sodero. Noi con la delibera di giunta del 24 dicembre abbiamo anzi aggiunto e introdotto un'agevolazione per le famiglie con la proposta di rateizzazione delle morosità. Il comune dunque ha deliberato a dicembre un sistema di rateizzazione per dare la possibilità a tutti di mettersi in regola. Mai nessun bambino rimarrà senza pasto e non è mai successo fino ad ora. Ma il PD parla di atteggiamento sbagliato. Un conto è recuperare l'evasione dei furbetti, altra cosa invece è stromettere dal servizio chi non può pagare, mettendo i presidi nelle condizioni di inviare circolari come quella della primaria Volta. Sembrerebbe che le liste, chiamiamole quasi da una sorta di blacklist, con le famiglie morose, con indicati nomi, cognomi e cifre che devono pagare, siano addirittura circolate nelle direzioni didattiche e di conseguenza anche in mano a potenzialmente insegnanti. Ed ora sentite cosa è accaduto a questo ventenne padovano che voleva dichiarare tutto il suo amore e chiedere scusa alla fidanzata con cui aveva litigato, e così ha pensato bene di scriverle una frase sul ponte pedonale Gasparini alla Guizza. Scusa per tutto ciò, l'ho capito troppo tardi, sei l'amore della mia vita. Purtroppo però la polizia lo ha visto e gli ha trovato in tasca le bombolette spray e così lo ha multato per imbrattamento. Speriamo almeno che la fidanzata lo abbia perdonato. In chiusura vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21.05 con il talk show Focus. Come ogni giovedì ci sono le storie dei veneti schiacciati dalla crisi.
TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.